L'ospite di questa puntata è la networker professionista Lucia Stratan Rotaru. Lucia inizia la sua avventura nel mondo del network marketing circa 5 anni fa e nel giro di un anno circa è riuscita a raggiungere l'ultimo livello del piano carriera dell'azienda per la quale sta collaborando attualmente ed è stata la prima a raggiungere questo risultato in Italia. Durante questo episodio scoprirai quali strategie e quali abitudini le hanno permesso di raggiungere i suoi obiettivi? Scoprirai qual è il giusto mindset da adottare appena si inizia un business di MLM. Scoprirai cosa contraddistingue le donne che raggiungono il successo in questa industria da quelle che ottengono dei risultati mediocri. E scoprirai come Lucia in pochi anni ha completamente stravolto la sua vita. E tanto, tanto altro ancora. Quindi adesso non perdiamo tempo e iniziamo con l'intervista. Ciao Lucia e benvenuto nel podcast Network Marketing Manager. Partiamo dal raccontarci qualcosa su di te, dici un po' qual è il tuo background e come mai hai deciso di iniziare a lavorare nel mondo del network marketing. Ciao Peter, sono contenta di essere qui. In realtà nel network mi ha portato probabilmente il mio obiettivo di lavorare per me stessa, senza avere un budget iniziale, senza avere grossi rischi in un business. Ma sono arrivata in network casualmente. Sono stata invitata da mio marito ad una presentazione, lì mi si era accesa un po' la fiamma del far parte di un network marketing. E da quel momento ho scoperto praticamente il mondo della crescita personale grazie al network. Tutto quello mi ha portato a focalizzarmi su diventare una networker professionista, perciò imparare dai migliori e senz'altro sperimentare ogni giorno quello che Certo. impare. E lì il divertimento inizia e alla fine, anche se all'inizio non ci riesci, non ce la fai più mollare. Perché l'ambizione che vuoi portare a termine è qualcosa. Cosa ti ha spinto proprio a decidere di iniziare questo percorso? Stai valutando anche altre possibilità in quel momento? In realtà il network mi piace per il suo modello di business, in quale tu sei focalizzato su far crescere gli altri per crescere il tuo business. Ma tu non puoi mai aiutare gli altri se tu per prima non hai risolto i tuoi problemi. Perciò, innanzitutto, per aiutare gli altri, ho capito che la figura centrale sei tu. Mi piace lavorare in un business dove l'accento si mette su te stesso, investi in te stesso, perciò non è come andare ad essere a un dipendente in quale tu acquisisci delle abilità che sono valide solo per quell'azienda, magari vai in un'altra azienda e devi sviluppare delle altre competenze. Certo. Qui sei tu l'attore principale e mi era piaciuta tantissimo l'idea di poter crescere degli altri leader quando soprattutto tu non hai un capitale. Qui il capitale sono le risorse umane e non altro. Certo. Avevi dei dubbi all'inizio, cioè perché adesso tu stai dicendo delle grandissime verità, no? Ma soprattutto all'inizio abbiamo qualche dubbio perché immagino che la prima volta che hai sentito parlare di network marketing ti si è aperto fuori un mondo, no? Io dico sempre la prima sera, poi non riuscivo a dormire, mi immaginavo già che avrei scritto tutta la rete. È accaduto anche a te questo? Come hai Allora, gestito quella prima dopo la prima fase di presentazione, entusiasmo? non, sì, esatto, dopo la prima presentazione, dopo quando capisci il modello di business e come puoi, come dicevi tu, reclutare e far crescere il tuo team, io non ci ho dormito 3 notti, ok? Ero sicura che diventerò ricca. Ma poi il momento di fallimento arriva per tutti noi, soprattutto se è la prima esperienza imprenditoriale, quando in realtà tu fai le stesse cose che fanno i tuoi sponsor, loro hanno successo, tu invece no. E lì è la prima delusione perché pensi che questo business non faccia per te. Questa cosa l'ho Esatto. passata anch'io, credo che lo passano un po' tutti, chi di più, chi di meno. Io in quei momenti lì sapevo di essere davvero in una situazione difficile in quale non avevo le competenze per portare risultati a casa. Ma avevo la vision dovuta anche ai racconti di quelli che ce l'hanno fatta.
che tutti passano attraverso questa fase, la fase del fallimento. Una fase del fallimento che praticamente va a settaggiare se una persona è destinata ad avere successo oppure è destinata a fare il dipendente o qualcos'altro nella sua vita. Tramite questo settaccio ci passiamo e ci dobbiamo passare, ma sta di fatto una cosa, che se decidi di diventare un professionista e avere risultati, la convinzione ti deve mettere in tale condizione da non mollare mai, non mollare finché non raggiunge risultati. Ero convinta che potrò migliorare in qualche modo, non sapevo esattamente come, ma sapevo che potrò migliorare in qualche modo per arrivare un giorno ad essere pronta a vivere il successo, perché ero convinta che non ero peggio di quelli che sono arrivati. Perciò cosa ho in meno di lui o di lei? Niente. Di Certo. conseguenza ero consapevole che era questione di tempo, ma sicuramente deve essere disposto anche a soffrire, perché quei momenti di fallimento non sono facili da vivere e sono momenti in cui devi tirar fuori grande coraggio, grande ambizione, e nonostante oggi piangi, domani ti rialzi e fai la stessa cosa, tra l'altro fai delle cose che non ti sono cioè di abitudine non le fai. E sono già delle cose che ti mettono fuori dalla zona di comfort e ti fanno già vivere con ansia ogni cosa che devi fare. Ma tutto questo lo passi, una volta che l'hai passato, diventa una cosa naturale. Che ne so, fare contatti a freddo, faccio un esempio. Pensaci tu all'inizio, quando ti dici qualcuno, fai un contatto a freddo, cioè ti casca il mondo addosso. Ma una volta che acquisisci questa esperienza, per me fare un contatto a freddo dura 28 secondi. Perciò è questione solo di assorbire per far diventare una cosa strana per te, una cosa naturale. Certo, prenderci la mano. Ma Sì. stavi dicendo, no, che appunto all'inizio tu facevi delle cose che facevano anche i tuoi sponsor, però a te non riuscivano bene. Adesso a distanza di tempo, ok? Da quanto tempo fai network marketing? Sono 5 anni che lavoro in questa industria e sono, sì, un anno e mezzo circa da quando lavoro con Unique, che è l'ultima azienda in cui Ok, vivo. ok. Beh, adesso a distanza di 5 anni, no? Rivedendoti come era l'inizio, qual è l'errore principale che tu commettevi i primi mesi? Ma principalmente l'insicurezza, non ero totalmente sicura di quello che si poteva guadagnare. E ovviamente quando racconti una cosa che tu personalmente non l'hai vissuta, magari non essendo neanche tu, la racconti con troppa enfasi, ok? Sminuisci un po' la tua proposta, pensi che la tua proposta è un po' una promessa non raggiungibile, ok? E la stai raccontando con talmente enfasi che non è credibile. In più, credo che uno degli errori magari era focalizzarti su persone che non sono il tuo target. Per Certo. esempio, è come vendere la carne ai vegetariani. Devi capire bene a chi ti puoi rivolgere, magari sai, anche le aspettative erano uno degli errori. Andavi da una persona essendo convinta che quello entrerà, farà, poi non entra e tu ti deludi totalmente perché dici, beh, se questo non ce l'ha fatta, chi vuoi che la faccia? In realtà ho pensato che bisogna essere molto easy e all'inizio non puntare in alto senza avere aspettative, ok? Cioè che devi puntare a un target molto simile al tuo, perché sarai più credibile per loro. Mentre se tu punti spesso ad uno che potrebbe spaccare, quello lì che può spaccare non ti darà la fiducia perché tu sei un principiante. Perciò è vero che c'è all'inizio questa fase iniziale, quando tu ancora sei verdina e che gli altri non ti credono abbastanza e tu dici ma perché quello lì è talmente ignorante che non capisci che qui si possono fare soldi o si può fare un grande business? In realtà non è lui ignorante, lui non vede il motivo per quale dovrebbe entrare perché non ha visto, prima non ha visto un cambiamento nella tua vita. Due, perché dovrebbe darti la fiducia? Chi sei tu perché ti dia la fiducia? Perciò sicuramente uno degli errori è tipo fare delle cose senza costruire una reputazione, ok? Senza avere una tua propria storia.
Sì. Ed è quella un po' il cane che si morde la coda, perché dici, da un Sì, punto di sì. vista io inizio, faccio, non ho una storia perché ho appena iniziato, non ho risultati perché ho appena iniziato. Che cosa devo fare a questo punto? Devi costruire semplicemente la tua reputazione, indipendentemente dai tuoi risultati, perché i risultati e la reputazione sono due cose diverse. Prima tu mi dicevi, Lucia, stai facendo tanti video. Beh, i video mi hanno aiutato a costruire la reputazione quando io ero nessuno, non avevo nessun risultato, ma grazie ai video che facevo, il valore che davo, costruivo la mia immagine. Chiaro, chiaro, chiaro. Infatti, assolutamente così, perché come dici tu, altrimenti è un cane che si morde la coda. E molto spesso le persone non capiscono che prima di ricevere bisogna dare, soprattutto nel network Tanto, marketing, perché come tanto. dici tu, all'inizio magari una persona non ha competenze e soprattutto i tuoi amici, i tuoi conoscenti lo sanno bene, no? Quindi se la sera prima, non so, bevevi la birra al bar, il giorno dopo inizi a parlare di salute e benessere, c'è Sì, qualcosa che non quadra. sì. E poi magari il giorno prima sei indipendente, il giorno dopo dici io sono imprenditore, cioè non funziona, la gente ovvio che non sei credibile, non ti può dare la fiducia. Ci vuole del tempo e come hai detto tu, del lavoro. Adesso tra poco appunto ti farò anche questa domanda, no? Come mai, come ti è venuta l'idea di fare questi video? Prima però ti volevo fare un'altra domanda. Ho visto di recente, qualche mese fa, che hai ricevuto un riconoscimento importante dalla tua azienda, no? E qui ti voglio subito chiedere, cosa distingue le donne che hanno successo in questa attività di network marketing da quelle che invece non lo ottengono? Quali sono secondo te i pro e i contro di essere una donna, in questa industria? Ah, ci sono tanti, ma principalmente c'è una qualità che contraddistingue le donne che hanno successo dalle donne che rallentano oppure quelle che non arrivano mai. Ed è quella cosa che sì, tu sei donna, sì, hai tanti impegni, ma se vuoi raggiungere i risultati, metti da parte tutti i tuoi impegni e metti come priorità il tuo business. Perché la domanda che cioè la domanda che mi guida è: vuole essere una brava casalinga o un bravo networker? Perché se io voglio essere una brava casalinga, allora devo pulire la casa, sistemare le cose, metterle tutto in ordine e lasciare il tempo che mi avanza per il business. Quello che ho fatto io è stato invertire, metto per prima il mio business e poi la mia casa, perché la mia casa non mi paga, ok? La mia casa va bene, deve stare in ordine, va bene, i bambini devono essere curati. Ma sicuramente se mi focalizzo in modo normale, come farei normalmente le cose, cioè diventerei una brava casalinga, non una brava networker. E allora una delle qualità che ti contraddistingue è quella di metterci tanto impegno e fuoco, okay? Tanta energia, senza fermarti una settimana, 3 giorni per malattia. Perché il mio figlio sta male, perché il mio figlio è così, perché io devo fare questo. Non esistono scuse. Io ho preso il mio viaggio, non mi sono mai fermata, ok? Se il bambino stava male, in una mano teneva lui con la febbre che prendeva la tachipirina, per esempio, e doveva farle le coccole, in un'altra mano teneva il cellulare. Perciò non è che ho rallentato. Quello che interrompe il successo in vita di una donna, cioè nella vita, nella carriera di una donna, sono proprio questi impegni, insomma, di moglie o di mamma che noi possiamo avere. Tutti gli impegni quotidiani, diciamo, Esatto, della vita di perché una tu donna. comunque sì, devi dedicare del tempo alla famiglia, devi dedicare del tempo alla cucina, devi dedicare alla spesa del tempo, ma devi sicuramente sapere chi vuoi diventare fra 2 o 3 anni, perché questo determinerà sicuramente, le tue azioni. E un'altra qualità che mi ha permesso di arrivare è stata la crescita personale. Sono una donna che investe tantissimo tempo e denaro nella crescita personale. E nonostante ho i figli, io frequento i corsi perché ho dei figli. Nonostante all'inizio non guadagnavo, io spendevo i miei ultimi soldi per dei corsi perché ero consapevole che se non investivo in me stessa non sarei mai diventata la persona che può aiutare gli altri. Perciò sì, metti priorità il business invece degli impegni quotidiani,
due, investi in te stessa. Se tu fai tutte queste cose con costanza e fuoco massimo, raggiungi un successo. Ottimo, ottimo. Sì, perché ci ho fatto questa domanda e quando intervisto adesso ultimamente delle donne networker, no, la chiedo spesso, perché se noi andiamo a vedere il network marketing, generalmente la stragrande maggioranza delle persone sono donne, no? Allora mi viene spontanea fare questa domanda, però tu adesso hai dato proprio la risposta più giusta, cioè è anche una questione proprio di priorità. Quando tratti il business come un hobby, come un gioco, che sia un uomo o che sia una donna, in questo caso, ovviamente, ti darà dei risultati da gioco, da hobby. Assolutamente, deve essere disposta a sacrificare, ok? E i sacrifici qui non sono necessariamente in termini di denaro. Noi vogliamo avere una vita diversa fra 3 anni, ma vogliamo che i nostri figli avessero sempre la mamma, che il cibo sia sempre pronto ad una certa ora, che la casa Tutto, sia sì. pulita. Io ho detto, ragazzi, così non funziona. Tutti noi dobbiamo fare i sacrifici, perciò tutti noi dobbiamo collaborare. Ok? Voi non ci avrete sempre la mamma vicino, magari, oppure, ma questo sarà per un periodo di tempo. Invece di avere la mamma sempre vicino e una vita mediocre, preferisco farle fare dei sacrifici per 2 o 3 anni della loro vita per poi poter Esatto. pagare una donna che si occupa della casa, della cucina e delle altre cose, e tu ti puoi dedicare alla famiglia e al business. Certo, Queste sono delle certo. decisioni che si prendono in famiglia e che nessuno deve sentirsi inferiore se non riesci a prendere decisioni come queste, ma ci deve essere una consapevolezza che se tu sei una donna e vuoi raggiungere i risultati, ci sono delle decisioni da prendere, proprio decisioni, non è un desiderio. Però, come hai detto poco fa, cosa non da poco, alla fine della fiera la cosa importante è che ne valga la pena, no? Cioè tu fai un Sì. sacrificio per un determinato periodo di tempo Sì. che andando a vedere non è nemmeno così tanto, perché in 3 anni se uno ci, si dedica seriamente a questo business può ottenere dei risultati che difficilmente andrà a ottenere, diciamo, in altre attività, ok? Quindi è Quello tutta una questione. che, sì, quello che è il premio, come dico io, è fighissimo essere un top leader, avere persone che ti amano, avere persone che aiuti, avere il denaro per fare quello che vuoi, avere 3-5 viaggi all'anno, quando sono pagati dall'azienda e quando te le paghi tu e così via. Cioè che per questa cosa fighissima vale la pena che tu faccia sacrifici per un periodo di tempo della tua vita? Perché una volta che hai raggiunto questo stile di vita, da qui in poi diventa sempre migliore, perché le opportunità ti si aprono da tutte le porte, non solo dal tuo business di network marketing. Senti, tu come cerchi di trasmettere alle persone che entrano in contatto con te, che iniziano a lavorare con te, come cerchi di trasmettere questa tua visione, no? Perché purtroppo noi sappiamo che magari la gente adesso dirà sì, Lucia ha ragione, però poi alla fine si ritorna alla vita quotidiana. Sì, io vado sempre a misurare quanto è pronta la persona a cambiare, ok? E cerco di capire qual è il suo punto di dolore, cos'è che le fa male, cos'è che non le piace, che le fa proprio schifo della sua vita attuale. Nel Cerchi momento di in aprire gli quale, occhi. sì, esatto, e nel momento in quale ho capito cos'è che le fa male, cerco di vedere cosa è disposta e quanto è disposta a mettercela per raggiungere qualcosa che risolva il suo dolore, ok? E così procedo ad un discorso molto semplice. Guarda, la situazione tua è questa, se continui così resterai così. Io ti propongo questo piano d'azione che, lavorando con me, sono sicura che lo potrai percorrere e sono sicura Certo. che tu raggiungerai i tuoi obiettivi perché non hai nulla in meno di me, Quando ok? capisci che tutto sommato la persona non è disposta a fare, magari ti dice sì, però tu come si intuisce quando il sì è falso, quando è finto, tu cosa, come procedi? Cioè, Ti dico cerchi è di convincere semplice, a collaborare o no? sì, la risposta è molto semplice. Faccio click e passo oltre. Click Certo. vuol dire chiuso. Ok, io non dedico mai il mio tempo alle persone che non hanno voglia di mettercela tutta.
Io dico sempre questo, tu puoi contattarmi, puoi farmi le domande, io ci sono sempre per te, ma non dedicherò il mio tempo a pensare come farti risolvere questo, quello, come farti raggiungere, Certo, non ci non penserò sei mica uno neanche. psicologo comunque. Sì, non ci penserò neanche perché il mio tempo lo voglio dedicare a persone che hanno bisogno di un sostegno per raggiungere un loro obiettivo. Se tu non ti stai indirizzando verso un obiettivo importante, non hai bisogno del mio sostegno, puoi farcela senza il mio sostegno. Perché camminare da sole vuol dire sempre arrivare da qualche parte, solo che non si sa dove. Ok? Se invece vuoi raggiungere davvero qualcosa, tu hai bisogno di me, io ci sono sempre. E io ci sono non solo per modo di dire, ma per metterci la mia testa insieme alla tua e aiutarti a trovare la via più veloce, perché comunque sia. Per me non è importante solo far raggiungere le persone i risultati, ma farlo raggiungere nel tempo più breve possibile, in un modo ecologico, in un modo bello, che sia anche molto stimolante per chi è nel team delle persone, perché alla fine non lavoriamo con dei numeri, lavoriamo con le persone, Eh conosciamo le sì, loro storie, i loro punti problemi. forti, problemi. Dobbiamo sempre strutturarci ed essere molto flessibili nel nostro modo di lavorare. Sì. Ed è quello che consiglio soprattutto ad un leader di fare, se vuole diventare anche leader, ed è quello che consiglio alle persone anche principianti, quando hanno, sai, le prime 2 o 3 reclute e stanno lì dietro e le aiutano 10 ore a risolvere un piccolo problema. E gli dico, dove sta il tuo focus? Il tuo focus ora sta sul problema della ragazza. Questa è perdita di tempo, perché finché il tuo focus non sta sul trovare soluzioni e far crescere gli altri, stai perdendo tempo. Perciò è molto importante come leader sorvegliare un pochino anche la gestione del tempo delle persone con cui lavori, perché il tempo è quello che alla fine determina i nostri risultati. Puoi diventare Black Status in 10 anni, puoi diventare Black Status in un anno. Non è che ti cambia poco se l'hai raggiunto in un anno o in 10, ti cambia tanto. Perciò anche il tempo è un valore molto molto importante in questo business, in quanto tempo tu ti prefissi di raggiungere quella libertà economica. Certo. E stai dicendo delle verità assolute con le quali sono assolutamente d'accordo, eh. Soprattutto se ci ragioniamo, molta gente che inizia a fare network non sono imprenditori, ma sono dipendenti. Quindi Sì. generalmente sono abituati ad avere qualcuno che ti dice: questa mattina fai questo, poi il È pomeriggio vero. questo, poi a quell'ora vai a casa, no? Qui questa cosa non esiste ed è un problema all'inizio, come hai detto tu. Ci vuole del tempo anche, magari, se uno viene dal mondo indipendente, inizia anche a guadagnare col network, deve, come hai detto tu, diventare un bravo leader, poi dopo a sorvegliare bene anche il tempo dei propri collaboratori. Ascolta, prima stavamo proprio accennando, no, che tu adesso fai molti video. Proprio relativo a questo ti volevo chiedere come preferisci lavorare, anche se già comunque un po' l'ho intuito, più online, più offline, come hai deciso di fare, di iniziare a fare questi video e perché? Come è iniziato tutto? Allora, il mio successo è costruito 100% online. Ok, io ho degli incontri con qualcuno, ma giusto per piacere. Ok, non Certo. faccio presentazioni neanche in sala. Il nostro stile di lavoro è totalmente online, perciò tantissimi training, tantissime incontri online, anche 5 al giorno, delle volte con team diversi e così via. Perché ho iniziato a fare i video e in realtà da dove è nato questo? Allora, io ho seguito un corso di personal branding dove avevo dei compiti, ok? E diversi compiti erano riferiti al superare la propria paura. Ok. Perciò anche magari andare in strada a intervistare le persone, fare un video su un certo argomento e così avevo questi esercizi da compiere. Ho iniziato a compiere questi esercizi per poi capire che mi piaceva la cosa, ho superato la mia propria paura e soprattutto quando ho iniziato a fare i video non c'erano ancora i video live. Perciò i commenti degli altri comunque sono un stimolo per te e sono anche un campanello
è un indicatore in quale direzione andare. Per esempio, io sono molto brava a parlare di leadership, ok? E questa cosa lo posso capire quando parlo e arrivo al cuore delle persone, ok? Perciò io avevo scelto innanzitutto di condividere quello che mi dava dentro un valore aggiunto e quello che mi accendeva la fiamma. Se c'era un argomento che mi faceva un click mentale, sai, quei momenti che dice, io li chiamo momenti aha, quando Sì, dice, ah, delle capito. illuminazioni, sì. Sì, quei momenti di illuminazione, io li volevo sempre condividere con il mondo, perché più condividi, innanzitutto, più veloce ti costruisci la tua reputazione perché dai l'opportunità alle persone di capire come pensi, perché loro non ti conoscono, ok? Non sanno come pensi tu nella vita normale, non sanno nulla di te, vedono solo un profilo Facebook o un profilo Instagram. Sì. Fare dei video le aiuta a capire che tipo di persona sei. Se tu ti spogli davanti al pubblico, tra le virgolette, più il pubblico riesce ad avvicinarsi a te perché si ritrova di più in te. Perciò ho iniziato Certo. a trovare delle affinità con il mio pubblico, ho iniziato a vedere quali erano le loro domande. Io amo tantissimo leggere, perciò mentre leggevo già mi prefissavo degli argomenti che voglio utilizzare nei prossimi video, che voglio avere come argomenti. E questo mi ha aiutato sempre di più, non solo a diventare migliore come anche oratore, ma acquisire una certa dimestichezza nel parlare in pubblico, così se dovessi anche trovarmi davanti a 50.000 persone non mi sento assolutamente in colpa di essere lì davanti Sì, perché sì, ho sì, già sì, sì. Certo. affrontato. È solo una questione dell'inizio quando dici ma cosa gli dico adesso? Ma leggiti un libro e capirai che cosa gli devi dire. Qualcosa sicuramente avrai imparato da un libro, condividilo con gli altri, è semplice. Possiamo dare valore al mondo e davvero un messaggio che tu condividi con un video può determinare un corso diverso della vita di una persona. Perciò se tutti noi facessimo dei video in cui condividiamo ciò che abbiamo imparato da un libro, davvero renderemo il mondo migliore, perché le persone inizieranno a riflettere, vedranno te, vedranno me, vedranno 100 persone fare dei video, qualcosa lo colpirà, qualcosa lo Certo, farà cambiare. certo. E io vedevo questo come possibilità di far cambiare il mondo intorno a me, di contagiare le persone di questo amore per la crescita personale. Sì, adesso io poi ho visto, no, che da quando appunto ti osservo, ho visto che tu sei stata proprio tra le prime a fare anche i video in cui facevi vedere come ci si trucca, no? Poi dopo di te è arrivato un seguito anche di altre ragazze di varie aziende che hanno Sì. Sì. iniziato, però almeno io ho notato così che tu sei stata, non so se la prima, però veramente tra le prime a fare questi live e con una grande costanza, perché il grande messaggio qui, no, che secondo me è giusto, no, sottolineare, che tu sei stata molto costante in tutto Assolutamente, questo lavoro, no? Quindi è la costanza che, come dico io che ti spesso, ripaga. è... Sì. Devi sapere che quando ho iniziato l'attività io non sapevo truccarmi granché, ma questo per me mica è stato un problema. Perché quando tu non sai fare una cosa, non significa che tu non lo sai fare, significa che non hai avuto il modo ancora di imparare a farlo. E allora di notte mi guardavo 3-5 video, di giorno facevo. Non importa come veniva, perché tanto sapevo che i primi video facevano schifo, ok? Non esiste che tu faccia dei bei video subito, tu devi permetterti di fare video da schifo all'inizio, che ti guardi e dici, Madonna, dove mettermi? Sotto una montagna che nessuno mi veda. Ti viene un po' da dire così, però finché tu non fai quei tipi di video, non arrivi a fare dei video migliori. E sicuramente, tu devi sapere che quando inizia a presentare la tua attività è come aprire un negozio e decidi un giorno di alzare le tapparelle o lasciarle chiuse, ok? Perciò se tu hai aperto un negozio e un giorno chiudi improvvisamente, un giorno lo apri, le persone non Certo. ti verranno a trovare. Allora Esatto, tu la diranno serranda cosa la devi succede qui? alzare. Sì, la serata la devi alzare ogni giorno perché questo è il messaggio che devi dare al pubblico. Io sono sempre qui, ok? E la costanza è quella che ti ripaga in tutto, meglio
fare bassa qualità ma grandi quantità, perché la qualità rispetto alla quantità ha un valore, ha un'influenza minore. Quello che conta in genere è sempre la quantità. Ovvio che la qualità ci sta. Ma anche perché, secondo me, a forza di fare quantità, anche senza volere, uno inizia a prenderci la Sì, mano bravissima, e è lì dalla vero. quantità poi esce fuori anche la qualità, no? Esatto. Però spesso, sai, ci si focalizza, ma non sono brava, prima devo imparare, devo Sì, fare un sì. corso, devo aspettare un mese, due. Intanto in 2 mesi io ne ho fatto 50 live, ok? E Certo, tu sei certo. ancora lì che devi imparare. Perciò assolutamente la quantità batte la qualità e come dici tu, totalmente vero, mentre stai facendo una grande quantità, prendi la mano e diventi bravo per forza. Ok. Esatto. E oggi è vero quello che stai dicendo, perché anch'io quando giro un po' l'internet e vedo come si truccano le ragazze, vedo proprio la mia impronta, ok? Cioè vedo il modello che stanno seguendo. E questo ovviamente mi fa piacere perché le persone devono ispirarsi da chi ce l'ha fatta e devono ispirarsi da persone normali come loro. Esatto. Senti Lucia, in questi anni, cioè adesso che sono passati 5 anni da quando hai iniziato, cosa ti ha dato il network? Cioè, come è cambiato in meglio la tua vita in pochi aggettivi, in poche parole, secondo te? Allora, innanzitutto, quello che di più è cambiato sicuramente è lo stile di vita, per non parlare poi del mondo interiore e degli amici che ti circondano. Ci permettiamo di fare qualsiasi spesa, ci permettiamo di viaggiare, ci permettiamo di fare degli investimenti che prima non riuscivamo magari neanche a coprire le spese che avevamo, Sì. ok? Questa è una delle cose che sicuramente è cambiato. Posso Ottimo. permettermi di prendere una donna di pulizia o una babysitter, e questo è un altro fattore importante per una donna. Quello che invece è più da apprezzare è ovviamente la persona che sono diventata, perché qualsiasi cosa succeda, quello che sono io mi permetterebbe di cavarmela in qualsiasi situazione. Perciò il network innanzitutto mi ha reso una persona sicura di me, una persona che tutti la vogliono. Tutti la vogliono nel loro business, tutti la vogliono nella loro azienda, tutti la vorrebbero avere come collaboratrice, perciò tu sei diventata una persona davvero che gli altri ti vedono come un esempio, Apprezzano, apprezzano. Sì, e certo. questo è una delle cose davvero più preziose che esistano. Aumenta anche la tua autostima. Aumenta la tua autostima, la tua sicurezza, la tua fisiologia, perché se prima tu magari stai così, poi non ti Esatto. permetti più perché tu ti senti sicura di te, ovviamente anche la tua fisiologia, quando anche cammini, credo che cammini Certo. diversamente, ok? Sì. Perciò e sicuramente diventi un modello per gli altri che vogliono seguire, diventi un po' il loro idolo, anche se io dico sempre. Dio ha detto di non avere altri idoli, perciò mi raccomando, non prendetemi come idolo, però è vero, per loro diventi un modello, un'ispirazione e soprattutto, sai, questo percorso di 5 anni mi ha fatto avvicinare a me delle persone preziose che sono davvero i miei veri amici, con quali magari non mi incontro mai perché sono lontano da me, ma che sono i miei veri amici per qualsiasi motivo o bisogno, loro ci sono e io ci sono. Io ti voglio dire che nella vita, in realtà io ho 32 anni, in 32 anni io, tranne il network marketing, non sono riuscita a guadagnarmi un'amica vera. Invece in 5 anni di network ne ho guadagnato almeno 5 amiche vere. E questa Bello, cosa è un bello. valore prezioso perché tu lo sai che tutto si fa con le persone nella vita. Quando Certo. vuoi fare un matrimonio per i tuoi figli, non è che stai lì da solo, ti inviti i tuoi amici, i tuoi parenti. Ti voglio dire che il network marketing dalle volte allontana i parenti da te perché ti vedono strano. Quando arrivi al successo, si avvicinano da soli, ma lì sei tu magari che non hai già tanta voglia, no? Perché Recuperi dopo, recuperi il periodo perso all'inizio. Sì. sì. E questo che mi ha fatto sicuramente di più apprezzare il network Ok. marketing è stata la persona che sono diventata e le persone che ho intorno a me.
Loro sicuramente mi danno ispirazione in quello che faccio, ma anche sono la ricchezza assoluta della mia vita. Sono le persone che sanno per nome i miei figli, che io so per nome i loro figli, e le persone che vivono la gioia e la tristezza magari insieme a me. Ed è un valore Fantastico, assoluto. fantastico, fantastico. È così. E guarda, più o meno questo è anche l'obiettivo di questa intervista, e adesso proprio gli ultimi minuti credo che sia il messaggio più importante che hai dato, proprio per dare la visione, perché spesso anche chi inizia a fare network, anche se motivato, spesso non ha la visione, no? Non capisce cosa potrebbe raggiungere alla fine. E quindi io ringrazio anche te per aver condiviso la tua esperienza, no? Certamente adesso vorrei farti un'altra domanda, perché altrimenti sembrerebbe tutto troppo vero, sì, troppo bello per Bello. essere vero. Eh sì, è vero. Cioè, ci sono stati anche dei sacrifici sicuramente, e adesso ti voglio chiedere quali sono stati questi sacrifici e se c'è stato un periodo in cui hai anche quasi pensato di lasciare il network. Allora, il sacrificio principalmente è quello di invece di stare col marito dopo le 10 di sera vicino a lui, stare col telefono in mano fino alle 12, 1 di notte, magari vicino a lui ma non con lui. Il sacrificio è quello di stare invece al parco giochi fino alle 7 di sera come stanno le altre mamme, tu stai per 45 minuti perché poi devi ritornare a casa e fare delle altre cose. Il sacrificio è quello di saltare pranzo, saltare cena. Perché neanche ci pensi a mangiare quando hai tante cose da fare. Il sacrificio è quello di vedere crescere qualcuno che poi ti lascia la tua struttura, il tuo business, Certo. okay? E che magari fa un percorso diverso nella tua vita e tu non ti devi mai scoraggiare, devi dire ok, è stata un'esperienza, it's ok, next, next, please, next, ok? Fai Sì. entrare il prossimo, avanti il prossimo. Un altro sacrificio sicuramente è quello di non dedicare massima attenzione quando sei con i tuoi familiari oppure i tuoi amici, perché magari in quel momento lì hai qualcosa da fare, essendo, sai, un business tuo, non hai degli orari. E Certo. alle volte magari qualcuno ti vorrebbe il 100% presente e tu non lo sei. E loro dicono, Madonna, di nuovo questo. Basta, sì. Mamma non mi ascolta mai, lei fa solo lavoro. Ma sai, nella mia testa ogni qualvolta mi dicono questo, io sono felice. Perché solo quando le persone ti criticano, significa che tu stai facendo un'azione massiccia. E se tu stai facendo un'azione massiccia, questo ti porterà ai risultati. È il primo Il primo indicatore, segno, certo, il primo primo indicatore. segno, esatto, che tu arriverai al successo. Perché se le persone non ti vedono cambiare, vedi a casa mia per esempio, ti faccio vedere, ci sono diversi cartelloni appesi, questo per esempio i cartelloni dei miei obiettivi, ma come questo ci sono tanti altri. E le persone quando entrano guardano e si fanno un parere stranissimo, ok? Ma fai conto che questo cartellone è lì appeso da almeno 2 o 3 anni, ok? Quando io ancora non avevo successo nel network. E fai conto quando tu non hai successo e arrivi e qualcuno vede quello, sei deriso, anche quello è un sacrificio, hai capito? Far petto e far fronte ad una presa in giro. E invece di mollare ti dice, ma sì, più tu ridi, più sono sicura che arrivo al successo. E questa è la convinzione che devi avere. Perciò qui i sacrifici non sono lavoro in campo 12 ore al freddo, non è questo. Il sacrificio è morale, il sacrificio è emotivo, però lo deve fare perché ci sono anche dei sacrifici materiali, come te l'avevo specificato all'inizio, invece di farmi un viaggio oppure procurarmi qualcosa in casa, io sceglievo di investire nei corsi. Ancora tutt'oggi. Io posso cambiare la mia macchina, però non lo cambio perché i soldi li voglio investire in me. Perché se io ho una mente milionaria, poi posso comprare tutte le macchine del mondo, ok? Perciò sicuramente i sacrifici è non dare importanza e non investire nelle cose materiali, ma investire in te stessa quando tu ancora non sei arrivata al top.
E questo è anche un sacrificio che Sì. dire, perché sai, delle volte le persone dicono: ma guarda come sei vestita, ma guarda che macchina hai, ma guarda che casa che hai, quando loro magari vivono in una bellissima casa con una bellissima macchina, e tu Ma lo hanno il sai che mutuo e hanno tutto a rate. sì, anche quello è vero, e tu lo sai che, cavolo, è vero, cavolo, tu sembra che vivi meglio di me, però vediamoci tra 5 anni e ci raccontiamo la storia. Ecco, anche quello per me è stato un sacrificio, che l'ho dovuto subire e far fronte e dire: tu fai la tua scelta, io sono libera di fare la mia scelta. Farò una vita da schifo secondo te, però vediamoci tra 5 anni dove siamo. Ed è quello, sai, oggi come oggi io mi sento così, cioè io mi sento sicuramente non totalmente realizzata, perché sai che non si smette mai di arrivare, però ho una mia libertà e posso davvero fare ciò che desidero, e prima questa possibilità me la sognavo solo. Oggi invece è una realtà, ed ogni sacrificio ne è valso la pena, perché il mio obiettivo, uno dei miei obiettivi, e credo che se cerco in Facebook posso trovare diversi video in cui dicevo: sto facendo questo percorso perché voglio talmente tanto raggiungere il successo per dimostrare a tutti che, essendo giovane, donna, straniera, mamma, puoi davvero cambiare la vita. E oggi è così: ho cambiato la mia vita, nonostante avevo tutte le cose per non farcela, ok? Ma io oggi posso raccontare questa storia che di sicuro ispirerebbe gli altri. Certamente. Avevo voglia, davvero avevo voglia di farcela, pur di dimostrare a qualsiasi persona che, anche se sei una semplice persona, povera, ma hai preso una strada giusta, hai preso la via del network marketing, che comunque è una possibilità incredibile per persone senza capitale, senza investimenti, a cambiare la loro vita, pur di investire e cambiare loro stessi. Perché se il tuo business non funziona, sei tu che non funzioni. Allora devi far per prima funzionare te. E il network mi ha fatto capire che non solo mi fa guadagnare, ma soprattutto fa funzionare me, fa funzionare gli altri, perciò migliora la qualità della vita di tutti noi. Okay? Tutto questo grazie al network, che ti spinge sempre verso la crescita personale e verso la tua personale scoperta, perché scopri chi sei davvero e qual è la tua mission. E davvero inizi a dare al mondo delle cose valorose e preziose. E senza un network magari tu saresti rimasto un semplice dipendente in ufficio a fare compiti automatici, robotici. Certo. Perciò il network in assoluto è la migliore alternativa per diventare una persona migliore. Fa male, ma solo all'inizio. Il successo, purtroppo, il network marketing lo devi pagare all'inizio, i sacrifici, il dolore e tutto, ma dopo diventa un viaggio che lo fai per piacere, davvero per Bene, bene. piacere. Senti, c'è stato un momento in cui pensavi di lasciare? No, perché ero molto ambiziosa e determinata, che non mollo finché non raggiungo il successo. E soprattutto ho detto che non mollo prima di 5 anni. Che ho detto: dopo 5 anni decido se questa strada la voglio Bene. perseguire o no, perché prima Bene. di 5 anni non puoi dare abbastanza, poi ci vuole del tempo. E guarda caso, sono passati 5 anni, Sì. 5 anni giusti, quasi 5 anni, e io ho raggiunto il Bene. mio obiettivo. Perciò io mi avevo messo proprio come termine: non pretendo risultati prima di 5 anni. Mi faceva male, volevo mollare, ma sai, tipo quelle cose lì, basta, non lo faccio più questa cosa, mi fa pena andare lì, umiliarmi davanti agli altri, basta, non chiamo più nessuno, non faccio nessuno. Il secondo giorno ripartivi con un'altra voglia di fare e andare avanti, perché io dicevo: prima di 5 anni non mollo, voglio davvero dimostrare a me stessa che nel network marketing una donna ci può riuscire. Ed era questo. Fantastica, fantastica. Senti, ci stiamo avviando verso la chiusura della nostra chiacchierata e qui vorrei chiedere se appunto potresti consigliare ai nostri ascoltatori, a chi guarda il video, un libro, oppure una serie di libri che a te ti hanno aiutato molto. Ok, allora
Un libro che in assoluto ha cambiato il mio modello di leadership è stato il libro The Power di Rhonda Byrne. È un libro della serie The Secret, è il secondo libro. Questo libro mi ha imparato, mi ha insegnato tantissimo come applicare la forza dell'amore per realizzare i tuoi obiettivi. È un libro che mi ha avvicinato davvero tantissimo al successo, è stato il libro The Hero. C'è un libro che ti aiuta a capire che tu sei un eroe e il viaggio dell'eroe non è mai semplice. Mi ha fatto capire con le frasi che trovavo nel libro, con le cose che leggevo, che io posso farcela. Sai quella convinzione interiore che nessuno non te la toglie? Ecco, io l'ho ricevuta dal libro The Hero. In un mese credo di averlo letto 2 volte, sottolineato e strasottolineato, ed è in assoluto i 2 libri che consiglio di iniziare. Se invece parliamo di un libro valido per la leadership, posso assolutamente consigliare Napoleon Hill, Pensa e arricchisci te stesso, perché questo libro è la base di qualsiasi cosa che tu vuoi fare. Gli insegnamenti di Napoleon Hill ti aiutano davvero a capire dove tu devi migliorare, cosa ti manca per raggiungere il successo. Sai, è un pochino quel libro ricco di puzzle che ti aiuta davvero a completare il tuo puzzle con i pezzi mancanti. Perciò io credo che se dovessimo leggere questi 3 libri avremmo già tanto, tanto, tanto per riuscirci. La mia trasformazione è avvenuta quando ho scoperto il potere dell'inconscio, però sono sicura che se le persone inizieranno da questi 3 libri saranno portate da soli ad approfondire assolutamente il potenziale della propria mente, perché tutto è nella nostra mente. E io personalmente non conosco nessuna persona di successo che non abbia lavorato con i poteri del proprio inconscio, che non abbia lavorato con i poteri della propria mente. Dietro ogni successo ce n'è un lavoro intenso sui nostri propri schemi mentali, sulle nostre convinzioni, e una volta risolto quello, tutto va molto più facile nella nostra attività. Verissimo, verissimo. Hai detto proprio la verità, non c'è nessuna persona di successo che non abbia lavorato prima sul proprio inconscio e sulla propria mente. Sì, assolutamente. Ed è questo ciò che può aiutare una persona che oggi non ha successo, può aiutarla ad avere più convinzioni. Basta cambiare la propria mente. Non è un lavoro da un giorno, ma una volta che tu lo hai iniziato a fare e non lo molli, tu assolutamente lo impari a fare e lo cambi. E da lì cambia la tua vita. Perciò nessuno deve sentirsi scoraggiato, assolutamente nessuno, se oggi non ha successo. Perché se non è successo è perché tu hai sicuramente tantissime convinzioni mentali che ti limitano ad avere successo. Ma basta approfondire l'argomento, seguire il filo, fare dei percorsi e tutto sarà spontaneo. E cioè lì è già sarà la tua propria voglia di metterti in gioco, perché non è facile rinunciare alle convinzioni che hai da una vita. Però se vuoi una vita migliore lo devi fare. Certamente, certamente. Lucia, c'è qualche software o qualche strumento che proprio reputi indispensabile per il tuo lavoro? Non utilizzo nessun software tranne delle applicazioni che mi aiutano nel mio lavoro, però è un momento ottimale per utilizzare dei software. Perciò adesso sicuramente uno che consiglio e che io personalmente utilizzerò è il chatbot, ok? Qualcosa che possa automatizzare il nostro lavoro. Ed è indispensabile perché se hai da lavorare con un grande numero di persone non puoi assolutamente farcela da solo. Certo, E in certo. realtà le persone possono fare una bellissima carriera anche senza di questi, probabilmente con più impegno, però se uno dice io non ho denaro o non ho tempo o non ho questo o non sono capace, sappi che tu puoi farcela senza di questi.
Perché io ce l'ho fatta sempre di queste. Ora lo farò, senz'altro, ma perché voglio risparmiare il mio tempo. Ma sai, Peter, ti voglio dire che alcune cose non le ho fatte perché non erano duplicabili. Per esempio, alcuni dicono, vabbè, vado a fare un corso di make-up. E io mi chiedevo, ma quanti potranno andare a seguire un corso di make-up, pagare 600 euro? Uno, due? Non lo faccio allora perché non è duplicabile. Io non voglio che la gente pensi che io sono diventata una top leader perché ho fatto il corso di make-up. Oppure, cosa mi può aiutare ad arrivare al successo? Investire in pubblicità? Ok, quanti lo potrebbero fare? Due, tre? Ok, non lo faccio perché voglio dimostrare a tutti che si può fare senza questi strumenti. Perciò alcune cose non le ho fatte perché volevo sicuramente dimostrare a me stessa e ad altri che si può raggiungere senza investimenti in software, in pubblicità, in consulenze private, in percorsi di coaching. Tutto quello che invece ho investito era non in elementi che andrebbero a facilitare il mio lavoro, ma in elementi che andrebbero a migliorare me stessa. Ok? Perciò è una decisione che si prende. Ovviamente che potrebbe esserci fatto anche in un modo diverso, ma questo dipende da persona a persona, perché nel network marketing quello che conta è la duplicazione e purtroppo le persone sono molto brave a dire, ma lei ha avuto questo, ma lei ha fatto questo. No, lei non ha fatto nulla, ok? Lei non ha fatto nulla, non ha investito nulla, lei ha fatto questo, questo, questo che puoi fare anche tu. Ed era una scelta mia personale. Bene, bene, bene. Grazie. Ok, ti ringrazio per questa intervista, è stata veramente molto interessante. Sono sicuro che sarà utile a tutte le persone che l'ascolteranno. E in finale ti voglio chiedere se qualcuno vorrebbe rimanere in contatto con te, come può trovarti? Allora, innanzitutto voglio ringraziare te perché è stata un'intervista fantastica. Mi capita Grazie. spesso di realizzare delle interviste, questa è stata una di quelle che mi ha fatto stare bene, ricordare dei momenti bellissimi. Ti ringrazio immensamente per la tua professionalità, per le domande bellissime e sicuramente utili che hai fatto. Allora, potete rimanere in contatto con me assolutamente tramite Facebook, mi trovate Lucia Stratan Rotaru. Mettetevi in contatto anche tramite il mio canale YouTube che ha il mio stesso nome, Lucia Stratan Rotaru, e potete anche trovarmi su Instagram con il nome new underline unique y o u n i q u e unique underline life, new unique life. E davvero un grande successo e determinazione e ambizione a tutti, dateci dentro, metteteci la fiamma sotto il sedere, perché se si sta rilassati non si raggiunge assolutamente dei punti alti nel successo. Per arrivare lontano bisogna darci gas, ma senza schiacciare la pedala del freno, ok? Perciò lasciate stare il freno e dateci solo col gas, 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 gas e non mollate mai il vostro obiettivo, perché gli obiettivi hanno bisogno delle persone coraggiose e ambiziose, non delle persone fifone e che sono disposte a mollare davanti agli ostacoli. Fantastico. Ti ringrazio Lucia, metterò comunque poi sotto l'intervista, le note, metterò i tuoi dati di riferimento così la gente ti trova anche più facilmente. Sì, Ti grazie. ringrazio e ci sentiamo presto sicuramente. Grazie mille, è stato fantastico. Grazie, ciao ciao. Ciao.